Oggi sono in compagnia di Fabio Mereu, un noto imprenditore che personalmente ho avuto modo di conoscere qualche anno fa. Fabio, tu sei presidente di Confartigianato Sud Sardegna e sei anche vicepresidente regionale, oltre al fatto che sei all'interno dell'associazione da oltre 20 anni. Quindi sei la persona giusta alla quale chiedere come fare per entrare all'interno dell'associazione. Quindi ti farò sostanzialmente due domande che hanno a che fare un po' con il tuo ruolo anche istituzionale attuale. Le domande sono queste. Immagina un imprenditore artigiano che non si è mai iscritto all'associazione imprenditoriale e quindi cosa gli diresti affinché si possa iscrivere e cosa diresti invece a quell'imprenditore che magari è stato iscritto in passato ma non lo è più attualmente. Quindi che faresti per recuperarlo? Sì Giorgio, innanzitutto ti ringrazio per questa passeggiata, ho seguito anche le passeggiate con le altre persone che hai intervistato e sono sempre molto belle perché comunque si possono condividere idee, rappresentare le idee proprie e in questo caso qui dell'associazione. Io penso che c'è una differenza tra chi non è mai stato iscritto e chi è stato iscritto. Chi è stato iscritto, io che l'ho vista nei 20 anni, la nostra associazione perlomeno con Confartigianato è cambiata completamente, radicalmente. E, per chi non si è mai iscritto penso che può trovare una nuova casa, un punto dove una persona può condividere le sue gioie e anche i suoi dolori e anche un luogo dove si percepisce l'ottimismo e questo dipende molto dalle persone. In Confartigianato c'è un gruppo dirigenziale e tutte le persone che lavorano all'interno che sono molto propense all'ottimismo e quindi cerchiamo sempre soluzioni che non siano, oltre a quelle che facciamo già tradizionalmente, quindi il sindacato puro, la parte dei servizi tipo la sicurezza, i servizi amministrativi, insomma tutta la parte finanziaria, dei bandi di agevolazione, che quello è lo standard, quello che un pochino rappresenta l'associazione di categoria. Ma l'associazione di categoria del futuro è un luogo dove si cercano nuove soluzioni, dove si è parte attiva e dove si vede come l'andamento dell'economia e quindi c'è una condivisione tra le persone, si capisce che adesso il tema è la digitalizzazione, lo era già da un bel po', Confartigianato da molti anni sta lavorando su questo, ma adesso che per esempio ha trovato alcuni filoni è proprio propositiva con gli iscritti, con gli artigiani affinché possano trovare sia i fondi ma anche parlare della propria idea, perché molte volte quando si arriva dall'artigianato tradizionale, penso sia l'edile, l'impiantista, ma anche il sarto, il barbiere, nella storia, in questa tradizione centenaria che molte volte si tramanda da famiglia in famiglia, oppure uno che ha imparato il mestiere e vuole iniziare questa attività, tutta la parte della digitalizzazione è la vera rivoluzione di una seconda vita dell'impresa. E quindi stiamo facendo dei progetti, tra l'altro proprio vantieri, abbiamo fatto una sperimentazione con 6 progetti che hanno presentato un bando molto digitale con Sardegna Ricerche. Questi progetti andavano dalla barbiere che propone una piattaforma di e-learning per insegnare la barba all'italiana, per dirti, o il tracciamento della produzione del gelato, o il prodotto sartoriale fatto con i materiali prodotti dai vegetali. Quindi tutte tematiche che sicuramente sono molto interessanti in questo momento e che non rappresentano forse quel marchio storico che viene ricollegato molte volte forse anche a una struttura burocratica probabilmente, ma all'interno ci sono persone, ovviamente le conferenze sono fatte da persone che ci lavorano, che comunque invece sono molto legate a questi temi qui, che sono i temi che interessano le imprese, per cui non entrare sarebbe forse perdere un momento di condivisione e anche di crescita, ecco. A me ha aiutato molto personalmente perché poi ti insegna anche, cioè, diciamo, una scuola politica imprenditoriale, diciamo. E questo è quanto. Vi consiglio di venire. Fabio, una seconda domanda per te che è decisamente provocatoria. Tu sei all'interno di un'impresa familiare, sei alla terza generazione e non so se sia vero quando si dice che la prima generazione crea, la seconda mantiene e la terza distrugge. Visto che siamo in un periodo di Olimpiadi, immaginiamo la staffetta 4%, e quindi tu sei il terzo staffettista che ha il compito di portare il testimone
e nella staffetta 4%, perlomeno in quella di atletica, sei in curva, pieno di ostacoli. La domanda che ti faccio è questa: dov'era l'azienda quando tu hai preso il testimone e com'era e com'è adesso? Non ti chiederò come pensi di consegnare il testimone, perché tu avrai ancora 25 anni di lavoro. Insomma, ti chiedo dov'era prima e com'è adesso. Sì, la storia dell'azienda per l'imprenditore di seconda generazione è un po' un peso, soprattutto quando hai un'esperienza passata molto, molto forte, no? Molte volte non la senti tua, perché non l'hai creata tu. Io personalmente la mia esperienza è questa nell'impresa di seconda generazione. Io ho lavorato nell'impresa di seconda generazione da sempre, quindi 20 anni forse ormai, di più. E ci sono stati molti rapporti conflittuali. Penso che è come fare un corso di formazione. Quindi o hai il carattere per stare all'interno e quindi resisti, e molte volte subisci anche delle problematiche, però ti fai l'esperienza e le ossa. E la fortuna è che tu vivi un po' sulle spalle degli altri l'esperienza, ma non le spalle degli altri dal punto di vista aziendale, ma di dinamiche che sono molte volte quelle che ti toccano di più, sono quelle brutte, quelle più alto rischio, sono quelle che ti formano. Quando riesci ad avere il testimone, che è molto difficile, perché comunque le imprese hanno, ovviamente chi l'ha fondata, è difficile che lasci l'impresa. Tu mi hai detto ne hai per altri 25 anni, io spero di no, spero di poter lasciare il testimone a qualcun altro prima, perché nell'esperienza passata più uno va avanti ed è fuori dal suo tempo, nonostante nella nostra impresa ovviamente è stato un genio mio padre, che ovviamente io ho una grassissima sì, è difficile da comunicare, no? Questa stima. Però a un certo punto l'età ha un suo perché, per cui bisogna avere la capacità di lasciare il testimone al figlio, molte volte sia se lo ritieni maturo o no, perché non possiamo essere delle gocce d'acqua con le altre persone. Io cosa ho fatto? A parte aver lavorato e quindi aver conosciuto bene il lavoro tradizionale, che sono delle procedure consolidate, che quindi sono quello che si fa sempre, ma avevo necessità di personalizzare, di apportare qualcosa. E ho portato quello che mi piace, la tecnologia, e quindi ho creato un fork di progetto che si chiama Playcar, che nasce come Car Sharing di Cagliari, che è sempre una tematica del trasporto, che è un'azienda a sé, e che poi ha creato anche questa piattaforma che abbiamo distribuito in diverse parti del mondo, che ha un suo team molto consolidato, che sono giovanissimi sviluppatori, che sono il vero cuore dell'azienda. Diciamo che la seconda generazione probabilmente ha la necessità di mantenere, ma di creare qualcosa di suo. Io la vedo così. Però per fare questo ci sono due le scelte: o si cambia completamente strada, uno fa qualcos'altro, o si cerca un altro settore addirittura, oppure diventa anche concorrente con i genitori a volte, oppure si aspetta. E io consiglio di aspettare, perché la storia ha un suo peso, ci sono tutte quelle dinamiche che si raccontano e che ti rendono fiero, perché dici, vabbè, noi siamo nel campo dei trasporti, ma il nonno di mio padre aveva dei panifici, per esempio, no? Quindi c'è questa cultura imprenditoriale che arriva indietro per secoli, ed è bella, ecco, peccato di sperderla. Fabio, che tu sia un visionario è fuor di dubbio. Nel 2014 avevi creato Playcarla, e io ricordo ancora il tuo intervento al seminario sulla leadership, in cui raccontasti il fatto che l'idea l'avevi già avuta qualche anno prima, che però c'era stato bisogno di tempo per superare tutte le difficoltà anche burocratiche prima di dare avvio all'impresa. E quindi la domanda che ti faccio è questa: rispetto a quello che è stato poi lo sviluppo del car sharing in Italia, il tuo modello di impresa com'è andata avanti rispetto a 6 anni fa, quando ti ho incontrato per la prima volta? Sì, Giorgio, hai ragione. Quel convegno era nel 2015, quindi Playcar aveva 6 mesi di vita sulla strada, ma era un progetto che nasceva appunto da una grossa, prima una lotta burocratica che era aperta dal 2011, non si conosceva la legge, per cui tutte le procedure burocratiche da superare, che sono durate 4 anni, 3 anni e mezzo. Però nasce ancora prima il progetto, perché era un sogno che è nato da un articolo letto a scuola attraverso una
un convegno dove fu invitato il CRS4 che ci spiegò del car sharing. Quindi io l'ho maturata alle superiori, ho provato a fare due o tre progetti fallimentari. Poi nel 2011 ho trovato una tecnologia che all'epoca la importai dal Canada e ho fatto allestire queste prime 9 auto, che era ovviamente un piccolissimo car sharing, il car sharing più, forse il più piccolo d'Europa, ma in una delle città più piccole dove esisteva un car sharing. Quando siamo riusciti a partire, fu chiamato il car sharing artigiano perché era un po' un progetto così, ma ci fu poi un evento nel 2000, pian piano il car sharing cresceva perché abbiamo dovuto fare un lavoro, soprattutto all'inizio, di cambio di cultura, cioè quindi comunicare la possibilità di condividere un veicolo in un posto dove l'auto privata ancora oggi è uno status simbolo, diciamo, la seconda dell'età, per i giovani non più, perché adesso la cultura è cambiata, soprattutto nei giovani. Comunque è stata una grossa battaglia. Quindi il car sharing pian piano cresceva. Poi nel 2015, ci è arrivata questa bella lettera, diceva: no, il software, la software house canadese ha venduto il software a un'azienda, una grossa multinazionale del noleggio, per cui siete a piedi. E da lì abbiamo iniziato questo, forse col DNA proprio sardo della digitalizzazione, dei grossi eventi che hanno modificato la Sardegna, e quindi i grandi imprenditori della digitalizzazione, che veramente loro sono visionari, non io. grazie un pochino a questo stimolo che veniva dagli anni 90, fino a sempre quell'andata che era nata da quegli anni lì, abbiamo iniziato a sviluppare questo software un po' anche con l'aiuto di Sardegna Ricerca inizialmente, con un piccolo bando, e pian piano l'abbiamo usato sulle auto di Cagliari, che sono diventate un po' il laboratorio di questa piattaforma qui. Pian piano la piattaforma, poi negli anni, insomma, stessi anni, è diventata una piattaforma molto strutturata e ci ha aperto un nuovo mercato, cioè quello dei casi un po' simili a Cagliari inizialmente, ma poi anche di città all'estero. Quindi pian piano la piattaforma ha ampliato tutte le sue, diciamo, funzionalità, fino a quando e siamo riusciti anche a poi entrare in mercati importanti come l'azienda pubblica di Bologna, che è diventato un nostro cliente, che ha un servizio di sharing mobility molto grande, che è regionale. Perché siamo riusciti a entrare, diciamo, con una dimensione così piccola in un mercato così importante e grande? Molte volte me lo chiedo anch'io, ma penso che la nostra capacità di osservare. Cioè, noi quando facciamo questa piattaforma utilizziamo Playcar come laboratorio, ma quando la gente si lamenta di qualcosa, anche su Playcar o su delle funzionalità che vuole, noi pian piano le recepiamo e cerchiamo di trasformarle in un sistema utilizzabile che risolva queste necessità. Siamo molto osservatori e molto curiosi. E questo, secondo noi, ai clienti che siamo riusciti a raggiungere, è piaciuto. E quindi adesso c'è tutta questa nuova, diciamo, dimensione che è l'auto come servizio. Quindi secondo me non si parla più neanche di car sharing, ma proprio di auto come servizio, quindi come strumento non più da comprare, ma da utilizzare nelle modalità che vuoi. Possono essere car sharing, rent, noleggio a lungo termine, ma subito. Quindi un sistema che gli dà subito accesso a un veicolo. E poi c'è tutto il tema della micromobilità, quindi il bike sharing, i monopattini. Noi abbiamo un pochino piattaforme ormai in tutto il mondo distribuite su diversi argomenti. E quindi è stata ed è un bel percorso che adesso sta durando già 10 anni. Abbiamo superato il Covid bene, anche per via di questa parte, non solo quella operativa, perché le auto del car sharing poi durante il periodo del Covid sono state date per l'utilizzo della protezione civile e di altri servizi, e quindi ovviamente il Covid ha influito negativamente sul servizio fisico, ma non era impensabile il contrario. Ma dall'altra parte la piattaforma, comunque il periodo del Covid ha spronato tutte le aziende a digitalizzarsi, a trovare sistemi dove non ci fosse un contatto per la prenotazione, gli uffici chiusi comunque sono stati un'ulteriore spinta, e quindi ha accelerato quel mercato digitale, che poi vediamo, speriamo bene, insomma, di crescere per portare qui in Sardegna un nome che possa rappresentare l'isola, ecco, diciamo, un'azienda che anche all'estero possa essere rappresentativa dell'isola. E il mio sogno è quello di dire, insomma, abbiamo fatto qualcosa per la nostra terra. Fabio, per concludere la nostra passeggiata ti faccio un'ultima domanda che presumibilmente ne contempla due.
E che è una domanda che ho fatto anche ad altri imprenditori che ho incontrato in queste passeggiate. Immagino che tu abbia preso chissà quante decisioni, quante scelte imprenditoriali, insomma, nella tua vita lavorativa. E ti chiedo di pensare se c'è qua stata qualche scelta imprenditoriale o qualche decisione che poi con il senno di poi si è rivelata errata. E se c'è stata, quale potrebbe essere, come dire, l'insegnamento che ti ha fornito tale da poter mettere in guardia un tuo collega imprenditore affinché non faccia il tuo stesso errore? Questa è una bella domanda, Giorgio. Allora, io errori penso di aver fatti non tanti, tantissimi, che però posso fare una considerazione su una scelta che può essere definito un errore sì o un errore no, e questo saranno gli ascoltatori che diranno: avresti dovuto fare così. Mi sto immaginando se nel 2011, quando abbiamo cercato di fare questo carcere, non fossero passati 4 anni di burocrazia, dove saremmo stati oggi? A che livello di azienda? Probabilmente magari sarebbe successo qualche altro evento e non sarebbe successo niente, ma adesso che abbiamo questo mercato un po' vivo estero e ci accorgiamo che siamo un pochino indietro perché abbiamo perso questi 4 anni rispetto agli altri, che magari hanno molti più investitori, sono società americane, quindi sono anche molto gonfiate da questo carico di soldi. Noi invece siamo un'impresa tutto sommato tradizionale, no? Quindi dobbiamo lavorare con le nostre risorse. Però ci muoviamo con questi competitor, quindi il tempo per noi è molto importante. C'è questa capacità di essere veloci, che poi è la forza anche degli artigiani e anche dell'industria italiana, che è anche molto creativa rispetto alle altre. Comunque ci aiuta solo quello. Ma la considerazione è: cosa avrei potuto fare? Forse avrei dovuto sarei dovuto andare all'estero, probabilmente, e quindi non farlo qui, perché adesso c'è questa moda di consigliare di andare all'estero. Io non credo che sia importante l'esperienza all'estero, ma penso che l'impresa debba essere fatta qui, ma perché è una questione di principio. E quindi il rispetto delle regole dovute alla burocrazia, molte volte gli imprenditori non possono sviluppare gli stessi progetti che si sviluppano all'estero in maniera molto feroce, perché comunque c'è un sistema molto chiaro e anche molto, molto propenso alla prototipazione, alla sperimentazione. Questa esperienza negativa, che per me può essere considerato anche un errore, non aver preso quella decisione, ma l'ho fatto per una questione proprio di attaccamento alla terra e alle persone che lavorano qui, perché se Playcar esiste è perché c'è questo gruppo di giovani che poi dopo è subentrato con lo sviluppo del software. Io ritengo che se sono qui hanno gli stessi principi che abbiamo noi tutti come famiglia, diciamo, d'azienda, altrimenti avrebbero avuto sicuramente opportunità fuori, non avrebbero avuto problemi. Ma le nuove generazioni di politici, di imprenditori, cioè dobbiamo sempre pensare, oltre alla cultura ambientale, quando compriamo, quando acquistiamo, quando facciamo qualsiasi cosa, ma anche all'azienda come prossimo, nel senso di eliminiamo qualsiasi motivo ostativo che non ci consenta di entrare in questo mercato globale. Dobbiamo essere molto aperti, poi molto veloci, cioè quindi dovremmo avere una struttura pubblica, molto veloce nelle risposte. Io noto che sta cambiando molto rispetto al 2011 adesso, per cui sono molto positivo anche su questo. Però alla risposta a che errore hai fatto, la prima cosa che mi è venuta in mente è: chi lo sa, forse ho fatto questo errore. Fabio, invece l'ultima domanda che ti avevo quasi anticipato prima è questa. Immagina di avere di fronte a te un giovanissimo neoimprenditore che ha appena costituito la società, è stato dal notaio, ha fatto l'atto costitutivo, e se tu gli potessi fornire soltanto un unico suggerimento, uno solo, quale potrebbe essere? Cosa gli consiglierei, Giorgio? Allora, tante cose mi sento di consigliare a un giovane che sta iniziando con una nuova società. La prima è di credere nel suo progetto. Se ci crede veramente non avrà problemi, avrà alti e bassi, e quindi dovrà essere una persona che dedicherà la sua vita all'impresa, questo ne deve essere consapevole. C'è adesso molto la mentalità nei giovani della parte degli investitori, della exit, eccetera. Io consiglio comunque, in ogni caso, anche per chi vuole intraprendere quella strada, di invece pensare, però per dare
perché sta costruendo qualcosa che deve avere un valore sociale, di non pensare subito con l'investitore e l'exit, ma di pensare veramente a crearsi un mercato, di andare su settori se sono innovativi e scalabili, quindi distribuibili anche all'estero. Però di non partire subito con l'idea di fare qualcosa per rivenderla, ecco, questo non ha il valore sociale dell'impresa, a parer mio. E poi sì, può andare bene, ma alla fine non hai creato valore aggiunto per te, ma a livello di impresa come società, non, diciamo, non, forse neanche come storia hai creato niente. L'altra cosa, di confrontarsi sempre, di non essere, cioè rimaniamo sempre molto umili, confrontiamoci perché sbagliamo, molte volte abbiamo delle idee, io ho un'idea alla quale sono particolarmente affezionato, mi hanno fatto cambiare idea i ragazzi che lavorano da me, mi hanno detto ma sei un pazzo, la farò prima o poi, però in realtà avevano ragione perché non avevo le competenze per fare quello che stavo per fare. Per cui è importante avere le competenze, studiare molto, informarsi, essere curiosi, controllate articoli dappertutto, contattate persone che vi possono dare risposte, chiedete sempre preventivi anche di cose che non dovete comprare, ma capite come funzionano, insomma, tutte quelle cose lì. E poi state sempre attenti ai flussi di cassa, perché ovviamente quella è la parte importante, perché non potete non dormire la notte, questo è importante. Quando si fa impresa andate col piano, quindi non bisogna spaccare subito il mondo. Se mi posso permettere il dipendente, perché so che ho i flussi di cassa da pagare, lo faccio. Se non lo posso fare, lo faccio io. E poi potenzio quando man mano che cresco, e quindi altrimenti non serve a niente fare impresa per star male, non dormire, la banca che ti chiama la mattina. Quindi quella è la mentalità che secondo me l'impresa non deve più avere, che viene dal passato. Ecco. Fabio, abbiamo concluso. Io non posso che ringraziarti, sei stato gentilissimo così come 6 anni fa quando sei venuto al nostro evento. Colgo l'occasione per invitarti al prossimo. Siamo stati al Parco della Musica di Cagliari, speriamo che il luogo possa aver coinvolto anche i nostri amici spettatori, insomma. E quindi li ringraziamo e li salutiamo. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao.